Dibattimento, so come lo chiameremo, ma un principio che allarga i beni culturali come al cinema, come al teatro, come alla danza, anche alla musica. Un'ultima battuta sul posto in cui siamo, ovviamente, che è una galleria di arte in provincia. Quanto sono importanti queste realtà, quella di Andrea come altre? E visto il primo colpo d'occhio, cosa ne pensa? Lucchetta è un bene culturale per se stesso, va notificato, più di 50 anni, quindi deve essere tutelato, conservato come un pilone a Breganzola. Io lo conosco da qualche anno, è una persona piena di entusiasmo, l'entusiasmo è certamente importante. Poi fa Mercante d'Arte, che è il tentativo di diffondere la bellezza e l'arte e la creatività nelle case. Per cui il mercante d'arte non è di per sé una persona che è volta solo al profitto, ma ha una sintesi, come anche il libro è un bene commerciale, il libro trasmette delle idee. Quindi le opere d'arte sono da un lato anche il mercato dell'arte, dall'altro lato sono delle idee. Quindi il mercante d'arte è una figura che partecipa al contesto generale della cultura italiana. Grazie professore, molto gentile.